10 nuovi contagiati e un decesso, una donna di 96 anni. Sono i numeri del bollettino emesso ieri dalla Regione Lazio e dalla ASL Roma 4 relativamente all'epidemia di coronavirus. Complessivamente a Civitavecchia si contano 121 contagiati, di cui 13 deceduti e 2 guariti. Sono i freddi numeri comunicati ieri pomeriggio nel quotidiano bollettino dell'Assessorato regionale alla Sanità e dalla ASL Roma 4. Secondo alcune ricerche, la situazione nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria sarebbe stazionaria, ma i numeri fanno impressione, come fa impressione leggere praticamente ogni giorno i necrologi delle persone che non ce l'hanno fatta, nella stragrande maggioranza anziani che si trovano all'interno della RSA Madonna del Rosario. A riguardo, i parenti dei degenti tuttora ricoverati all'interno della struttura di via Buonarroti hanno lanciato sabato scorso un drammatico appello al sindaco tedesco, parlando di carenza di personale che porterebbe a casi di malnutrizione e disidratazione dei pazienti, pressoché analoghe le considerazioni espresse dalla CGL Funzione Pubblica e dall'OSPI-CGL. Si attende adesso che sulla vicenda venga fatta la massima chiarezza. Un cordone sanitario per consentire ai circa 400 passeggeri che si trovano a bordo della nave da crociera MSC Grandiosa, ormeggiata al porto di Civitavecchia e sulla quale sono presenti 12 positivi al Covid-19, di poter tornare a casa. È l'ipotesi avanzata ieri dall'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, che invierà personale sanitario a bordo per aiutare i malati e che attende l'organizzazione dei voli di rimpatrio da parte di MSC Crociere per allestire i cordoni sanitari. Intanto prosegue l'avventura della Costa Victoria, che si trova nella analoga situazione della MSC Grandiosa, approdata mercoledì scorso a Civitavecchia. Proprio ieri il comandante Massimo Catiello ha inviato un accorato appello agli organi di informazione: non siamo untori, siamo marittimi, fateci scendere. Al momento sono state fatte scendere alcune decine delle oltre 700 persone che sono a bordo. Si tratta di cittadini stranieri, finora tutti risultati negativi, che a scaglioni vengono trasferiti a Roma salendo su Pullman Gran Turismo, che li attendono sotto la scaletta della nave. Contrariamente a quanto previsto dal programma originario, secondo il quale la nave Costa Diadema, battente bandiera italiana, sarebbe arrivata a Civitavecchia il prossimo 5 aprile, nella serata di venerdì 27 marzo la nave si trovava già nei dintorni. Dal momento che il porto di Civitavecchia è impegnato nell'accoglienza di passeggeri ed equipaggi di altre 3 navi da crociera, si è ritenuto che la Costa Diadema dovesse attendere prima di poter attraccare ed è poi stato deciso di dirottarla su Piombino, in accordo col presidente della regione toscana e l'autorità portuale competente. È quanto comunica in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ringrazia anche il sindaco di Piombino. Il personale del 7° Reggimento NBC di Civitavecchia sta operando assieme alla delegazione di medici ed esperti russi in una vasta operazione di bonifica all'interno di strutture sanitarie, RSA e case di riposo, dove si sono manifestati centinaia di casi di coronavirus. Nell'operazione vengono utilizzati strumenti e presidi all'avanguardia, peraltro patrimonio di entrambi i gruppi operativi, frutto delle numerose missioni condotte in tutto il mondo. Come era nelle previsioni, la sottoscrizione in favore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Paolo, avviata per iniziativa dell'avvocato Fabrizio Lungarini, va avanti. Ieri è stato superato e raggiunto il secondo obiettivo dichiarato, quello dei 120.000 euro. L'obiettivo adesso è quello di raggiungere quota 135.000 per consentire di donare importanti presidi sanitari a tutto l'ospedale e non solo alla terapia intensiva. Intanto prosegue la consegna del materiale acquistato grazie al contributo dei singoli cittadini, imprese, associazioni e professionisti, e che non riguarda peraltro solo in San Paolo, ma anche altre strutture dove si trovano anziani, come case di riposo e RSA del territorio. A consegnare materialmente il materiale, così come a reperirlo e a portarlo a Civitavecchia, un gruppo di straordinari volontari che si è messo a disposizione. Civitavecchia avrebbe gradito per i suoi residenti in difficoltà misure strutturali. Continueremo comunque a sostenere le famiglie come stiamo già facendo, attraverso i nostri canali. Quando arriverà il fondo potremo aggiungere una pizza di Pasqua per nucleo familiare, sempre che arrivi in tempo. Questa frase, pronunciata dal sindaco tedesco in un comunicato stampa, ha provocato durissime reazioni in sede politica. Il PD, ricordando che la misura di 400 milioni di euro decisa dal governo non è per tutti i cittadini, ma solo per quelli indigenti, parla apertamente di sciacallaggio da parte del sindaco, sottolineando che ne avrebbe chiesto le dimissioni in un altro momento meno drammatico. Ancora più duri i 5 Stelle, che accusano il sindaco di chiedere unità e poi di produrre polemiche che invitano l'amministrazione comunale a rendere noti i contenuti del suo bilancio di previsione, visto che a loro giudizio in 10 mesi di governo cittadino si è visto ben poco.
È arrivata una flotta di 300 vetture Fiat e Jeep per sostenere e potenziare le attività della Croce Rossa italiana in questo momento di emergenza sanitaria. La Croce Rossa è infatti impegnata su tutto il territorio nazionale non solo con le attività sanitarie, soccorso, supporto sanitario e trasporto di biocontenimento, ma anche con attività socio-assistenziali. Le auto ricevute in comodato d'uso dalla Croce Rossa di Civitavecchia sono due Jeep Renegade e danno la possibilità di avere due mezzi in più per le consegne a domicilio, potendo così mettere in campo più squadre di volontari ed intensificare ulteriormente i servizi. I carabinieri hanno arrestato un quarantenne civitavecchiese con precedenti per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Durante una lite per futili motivi aveva aggredito violentemente il padre, 79enne, con calci e pugni. A seguito di richiesta giunta al 112 da parte della vittima, i militari sono intervenuti presso l'abitazione dei due, dove hanno bloccato il quarantenne e hanno prestato i primi soccorsi al padre, poi trasportato al San Paolo, dove gli è stata riscontrata una frattura alle costole e ha avuto una prognosi di 20 giorni. L'arrestato è stato portato nel carcere di Borgata Aurelia. Continuate a seguirci sui nostri profili social, alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it.